Buongiorno da Beverly Hills. In Italia sono quasi le 8 di sera e invece qui sono le 10 e 40 di mattina, sono quasi le 11. Ci siamo appena svegliati, ci siamo vestiti, adesso andremo a fare colazione. Guardate che meraviglia queste casette. E oggi è spuntata quella che sembra che abbia un tetto d'oro. Io adesso, cioè, Tomas dice che è legno, però ti giuro che, cioè, guarda come si illumina. Secondo me si sono fatti il tetto d'oro questi a Beverly Per Hills, me è sono legno, pazzi. legno. Secondo Tomas è legno, votate, secondo me è dorato. Legno e sotto e sopra faranno il solito tetto. Però Sì, ma quello è un non mi sembra un sottopista. solito sottotetto quello, cioè non so, boh, a voi che cosa sembra. Comunque, sta uscendo il sole finalmente perché era un po' nuvoloso prima. Appunto, siamo praticamente pronti, andiamo a fare colazione. Io sono ancora in questo brufolo assurdo che mi è uscito proprio quando mi sono messa in viaggio. Siamo pronti? Oggi metto lo zainetto Chanel, poi penso che metterò il rossetto rosso, vedremo. Siamo in pandan, io e Tomas, se si fa vedere, non si controlla costantemente, non so cosa. Ciao, bianco neri entrambi. E andiamo a fare colazione, direi. Tomas è ancora in posa. Questa è la posa di Tomas quando lo filmo. Pupetto, puoi smuoverti. Freeze! Basta, l'abbiamo perso, ok, ciao. Io vado a fare colazione, ciao, tanti saluti. Siamo da Louis Vuitton, Patato mi sta facendo domande in inglese, polai sì. Comunque, e ci hanno portato lo champagne, che è già il secondo oggi e non abbiamo pranzato, quindi mi gira la testa. Polai sì. Ho fatto un po' di acquisti pazzi da Issolorà, se vi ricordate del video di Issolorà, commentate. Non vedo l'ora di farvi vedere che cosa ho scovato e sto... Bravo Pupetto, bravo. Pupetto stava chiedendo informazioni alla commessa da Saint Laurent sul nome, perché adesso è solo Saint Laurent, eccetera, eccetera. Comunque va, non mi lascia più parlare, basta, ormai è sua la videocamera. Adesso è solo Bravo, Saint Laurent, sì. Il però alla fine hanno dappertutto logo. il logo Yves Saint Laurent. Sì, però... ISL. Sì, Y. Pupetto. Che bello che sei, pupetto mio. Quanto manca il nostro matrimonio oggi? 12 giorni. 12 giorni, 12 giorni. E basta, e adesso sto aspettando che mi portino un altro acquisto che ho fatto qui da Louis Vuitton, perché non so perché, ma alcune cose costano meno in Europa. E tipo la custodia da cellulare che volevo prendere costa molto meno da noi, quindi non la prendo. Invece una collana che ho trovato, quindi vi anticipo una collana, e qui costa meno rispetto all'Europa, strano ma vero, quindi sto aspettando quest'altro acquisto. Nel frattempo sorseggiamo champagne a Beverly Hills, meglio di così, veramente questa vita è fantastica. E poi voglio andare a farmi un tatuaggio, che Tomas non è tanto d'accordo, però io voglio andare a farlo. Eccolo, non è tanto d'accordo. Io non sono tanto Vediamo se d'accordo. c'è, vediamo se hanno spazio, perché non è detto, magari sono strapieni, vediamo se è destino. Sì, ma sapete, anche se sono strapieni o se non è destino, comunque adesso bevo due Senti, tu champagne. non lo vuoi, cosa devo fare? Lo lascio. Stai zitto tu, perché devi sempre dire tutto? Patatone. Guarda che ti conzo anch'io la borsa come il tipo là, ti faccio andare in giro con la mia borsa. Io penso che queste cose succedano solo a Los Angeles. È appena passato un tipo completamente nudo, aveva solo tipo un paio di mutande, di jeans, che si vedeva tutto, ed è passato, e Tomas mi fa guarda questo, e noi tutti due così. E poi dopo tipo... Avevi il culo mezzo fuori. Dai, boh! E dopo è passata tipo una tipa, tipo non so, un... Sì, ma il culo fuori da sotto, eh? Da sotto, non da sopra, Da da sotto. sotto. E poi è passata una ragazza. E ci ha visto qua, tipo un 3 minuti dopo, e ci fa: avete visto un tipo nudo passare? E io, sì, è andato di là, e lei, grazie, e tipo gli è corsa dietro. Stiamo chiedendo chi sia e che cosa stia succedendo, ma ribadisco, thank you. Ribadisco queste cose, mi hanno appena fatto i complimenti per la mia videocamera. Ribadisco queste cose, secondo me succedono solo a Los Angeles. E poi c'è gente che cammina, vedete? Con l'ombrello,
quando non piove, per il sole, credo, logicamente, però è strano. E basta. E adesso Tomas mi ha costretto ad andare, indovinate dove? Ad Abercrombie. E adesso stiamo andando ad Abercrombie, aspettiamo Uber. Ma prima siamo passati là, forse si vede c'è scritto tattoo, perché ho preso appuntamento per un tattoo questa sera. Siccome adesso non sono libera, dobbiamo aspettare un po' e andremo da Abercrombie. Giustamente, dopo un po' di shopping che ho fatto io. Anche avendo la maglia giusta su. Eh sì, giusto. Tu sei tutto Abercrombato. Tu sei Abercrombato. e quindi andiamo a vedere che cosa c'è da Abercrombie. E poi vorrei anche mangiare qualcosa perché sono senza pranzo. Tu non mi tieni la mano. So we'll put it right here so we avoid all this. Right there. Tornati in hotel, sono molto molto felice del tatuaggio, che non vi faccio ancora vedere perché voglio fare il video dedicato, ma sono molto molto felice e adesso appena tornata a casa ho rimosso la garza, ho subito messo un po' di crema. Ogni volta da ogni tatuatore mi viene detto qualcosa di diverso, quindi non so mai come devo fare, quindi ascolto di volta in volta quello che mi dice il tatuatore. Quindi questo mi ha detto di togliere subito, cioè dopo 2 ore, il bendaggio e poi di metterci la cremina subito. Quindi così ho fatto, mi ha dato un po' della cremina, ma domani devo andare in farmacia a comprarla. Adesso ci lanciamo sul lettone, ci guardiamo un paio di puntate di Beverly Hills 90210 e basta. Cosa? L'ultima puntata della prima serie e forse guardiamo anche la prima della seconda, no? Ormai sono diventata dipendente da Beverly Hills, cioè Tomas mi ha praticamente contagiata e adesso sono dipendente da questa serie, oltre della Coca-Cola Zero, che qui non hanno la Coca-Cola Zero, hanno la Diet Coke, però più o meno la stessa cosa. E domani invece abbiamo il checkout entro le 12, quindi vogliamo andare in piscina la mattina, facciamo colazione e poi andiamo in un altro hotel, perché le restanti 2 notti le abbiamo in un altro hotel. Quindi bacio, buonanotte. Pupetto, vuoi gridare buonanotte? Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Bonjour, bonjour. Una nuova giornata a Los Angeles. Oggi ho questo cappello strafigo di Too Faced e stiamo andando, anche se non c'è il sole, perché qua la mattina c'è sempre tipo una foschia strana. È sempre un po' nuvoloso la mattina, poi però esce il sole, non so come mai, ma è prestissimo oggi. Che ore sono, pupetto? 6:45. C'ho qua alle 7. Ma no, prima ho guardato l'ora, erano le 7 qualcosa. Siamo totalmente persi come orario, cioè so più o meno che ora sia. Comunque oggi è Ferragosto, in Italia sta per finire Ferragosto e qui è appena iniziato. Quindi adesso noi andiamo a fare colazione e poi ci lanciamo un po' in piscina. Eccoci a colazione, abbiamo preso entrambi le pastine. I croissant, come si chiamano? Sì, tipo pastine e cioccolata calda. Brioche. Con le marmellate e siamo su uno dei posti più belli secondo me a colazione, perché c'è tipo questa specie di cascata che è molto carina, con le palme, molto esotico, piace molto. E è ancora nuvoloso in realtà, ma secondo me un po' come gli altri giorni poi esce il sole. E buon appetito! Ok,
abbiamo lasciato il nostro hotel a Beverly Hills e adesso siamo a Newport Beach, che è in Orange County, tipo a un'ora da Los Angeles praticamente. In realtà pensavo fosse sempre la stessa, sotto la stessa, come si dice, tipo provincia, invece no. E in effetti appunto siamo un'ora da Los Angeles, quindi non siamo vicini, però mi hanno spiegato che questo posto è tipo super gettonato ed è un bellissimo posto. In effetti è davvero bello qua. Comunque abbiamo in realtà non ci hanno fatto fare il check-in all'hotel, siamo arrivati, questo hotel ce l'ha prenotato Too Faced, quindi non lo conoscevo siamo arrivati all'indirizzo e la tipa scortesissima mi fa: no, guarda che qui l'hotel non è pagato, sai. Allora volevo tipo prendere i soldi della mia carta e faccio: guardi che, cioè, la prenotazione non l'ho fatta io, cioè me l'ha fatta Too Faced, quindi, cioè, io nemmeno lo conosco sto hotel. E quindi la tipa scortesissima mi ha mandato via. Questo si chiama il Newport Beach Hotel. Scortesissima mi ha mandato via, non ha voluto prendere nemmeno il bigliettino dei bagagli, tipo, come dire, cioè tu con noi non ci stai. E ci ha mandati via, e quindi adesso devo contattare in qualche modo le ragazze di Too Faced per far telefonare all'hotel per confermare che effettivamente lo pagano loro. Ma di solito, cioè, se uno non è sicuro, telefonano poi, no? Prima ti fanno andare in camera, vabbè che il check-in è comunque tra un'ora, quindi sapevamo di non poter salire in camera subito, ma non abbiamo necessità, sinceramente volevamo comunque andare a pranzo. Però di solito queste cose si fanno con discrezione, nel senso, dovevano telefonare loro dopo con calma, senza farlo pesare a me. Invece non mi è piaciuto proprio, quindi cattiva pubblicità a questo hotel. Se venite a Newport Beach non lo consiglio, perché non sono stati particolarmente carini. Non mi è piaciuto, di solito sono gentili, sono più gentili a Beverly Hills paradossalmente, che dovrebbero tirarsela, invece qui non mi è piaciuto. Quindi adesso comunque stiamo andando, però il tempo è bellissimo, è uscito, no vabbè, questo è un camion, è uscito il sole nel frattempo e stiamo andando a mangiare sushi, sono molto felice. Tomas un po' meno, perché il sushi, insomma, non lo sconquiferà tantissimo. Ti sconquiferà? No. Pensavo che, cioè, immaginavo. Però io sono felice e promesso che stasera invece mangeremo un hamburger. Cosa? Promesso che stasera mangiamo un hamburger. Cheeseburger. Vabbè, lo sto mangiando ogni giorno. Sì, è vero. Diventerai un cheeseburger che cammina. Mi piace e io sono tanto la tua patatina vicino. Mi piace tanto. Lo so, questa sera, promesso. Comunque veramente bellissimo qua, se guardi, è davvero un posto da sogno. Tutte case carine, macchine splendide, cioè tipo qui ci sono solo macchine fantastiche, quelle sportive che costano come tre case. Non so se hai notato, guarda qua quante Porsche. Visto? Con una di quelle arrivo io al nostro matrimonio. Sì, però comunque, a dire la verità, sì, le macchine sportive migliori sono quelle europee. Cioè, beh, la Porsche non è tedesca. Eh sì, ma dico, anche la Ferrari è italiana, cioè, sì. Anche la Aston Martin è, non mi ricordo di dove. Inglese, forse? No? Secondo me ricordo. Boh, non lo so. Sushi bar, che carino, e stiamo aspettando il nostro ordine. Tanta fame. Tu, patato? Cheeseburger. Arrivati i primi ordini: i nigiri al salmone, gamberi in tempura, poi Tomas ha la miso soup e lì c'è un piatto misto di nigiri e i California roll. Andiamo. Sì, la gente ci va al mare, è vero? Io ho preso un gelato e qui, ragazzi, questo è l'Oceano Pacifico. Un sacco di onde, un sacco di vento, però fa caldo e la gente va al mare. E la sabbia è tipo dorata. Cosa ti ricorda? Quella di Lignano? Quella di Baywatch. Quella di Baywatch? Sì. Adesso vediamo Mitch Buchanan che corre al rallentatore e si fa figo. Mitch. Che bellezza, ragazzi, che bellezza, queste palme. Ah, è
bellissimo per questa vita. Ma che onde ci sono? Sì. Poi viene a farti il bagno? Andiamo in hotel a prendere il costume? Per la prima volta sull'Oceano Pacifico. Mitico. Ok, finalmente ci hanno dato le chiavi e siamo potute entrare in camera. Non c'era la tipa sgarbata di prima, non me l'aspettavo veramente che ci trattassero così, davvero male. Puoi dire anche il nome, Kathleen. Ah, oddio, tu te lo ricordi, Caitlin, sì. Si chiamava Caitlin, è vero. Proprio non mi è piaciuto per niente. Comunque, immagino che se venisse qualcuno, magari sai, più giovane, che si fa magari intimorire, ci rimani proprio davvero male, non è stato bello. Comunque, non importa, perché non ci faremo rovinare il soggiorno, anche perché siamo in una suite stupenda, quindi Too Faced ci ha sorpresi davvero. Non che la suite dell'altro hotel fosse da meno, però questa piace molto di più a Tomas. Vieni a vedere da qua un secondo la... Aspetta, prima faccio il tour. Allora, no, qui si entra. Prima voglio che vieni qua, perché qua vedi proprio... Vedi proprio, hai la vista da due viste. Non si vede tanto, aspetta. No, devo uscire per far vedere la vista. Sai, poi usciamo insieme e ci fai il tour. Vabbè, qui si entra, siamo appunto in soggiorno. È molto ampio, tra l'altro, con un tavolino, una scrivania e poi c'è la televisione, un'altra zona relax di là. La televisione c'è l'impianto Bose. Bose, non conosco questa roba. Bosch. Bose, non conosco. Super famoso. Tu, beh, io non conosco. E poi qui ci sono le porte per entrare nella stanza, che è questa, devo dire, stupenda, ci piace tantissimo. Qui c'è un'altra televisione, gli americani hanno un sacco di televisioni. Qui c'è uno dei due balconi, questo più tipo un terrazzo. Eccola qua. E si vede praticamente tutta Newport Beach. Ok, e se rientriamo. Chiudiamo la porta perché vi giuro che io ho freddo oggi. Da quest'altra parte c'è un altro balconcino. Eccolo qua. E qui lui mi ha spiegato. Questo è l'oceano? Sì, mi ha detto che questa è la baia. Hai visto come si vede il mare là? Invece hai visto? L'oceano invece è quello wow. Là oltre. Dove si vede, sì. Che meraviglia! Invece quest'acqua qua è tutta la baia, ha detto. La baia, che meraviglia, ragazzi, wow. È tipo Baywatch, la certo. Baia. La baia di Baywatch, magari lo filmavano qua, Puppetto, aiuto! E questa, chiudi tu. E questa è appunto la stanza da letto. E poi qui c'è un corridoio, qui c'è una specie di vanity, una specie di scrivania, appunto per farsi il trucco, che bello questo sgabello. Molto bello lo stile di questo hotel. Poi qui c'è l'armadio, che è anche molto spazioso, ci piace. E qui il bagno, anche questo bellissimo. Lo stile mi piace molto. Qui c'è la vasca. E poi lì c'è la doccia. E abbiamo visto praticamente tutto. E lì c'è di nuovo il nostro pupetto. E adesso che cosa facciamo? Adesso realizzeremo il sogno di Tomas. Prendiamo i costumi da bagno, anche una felpa per quanto mi riguarda, perché non fa per niente caldo, almeno per me. E andiamo a fare il bagno nell'Oceano Pacifico. Sei contento? Eh sì.